Buongiorno telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, benvenuti a Casa Rossini come ogni lunedì, mercoledì e venerdì in diretta dalle 10 alle 11.15 con una sequenza di ospiti che vi svelerò fra un po'. Per adesso, come sempre, apriamo con qualche indicazione su questa giornata. Oggi è il 16 dicembre, c'è il sole ma è abbastanza freddo, questo così come meteo molto buttato lì, però indicazione utile e interessante. I nostri contatti per appunto mandarci indicazioni, segnalazioni, domande, dediche, auguri, tutto quello che volete è il 351-708-9977 per WhatsApp oppure casarossini@rossinitv.it come mail. Dicevamo, oggi è il 16 dicembre, mancano 15 giorni alla fine dell'anno, ma è quasi un dato superfluo da aggiungere perché tutti stanno aspettando di sapere tutto quello che c'è da sapere. Non torneremo su questo, ma diciamo solo che oggi, secondo il nostro libro dei giorni, che si chiama Personology, che qui e poi attingeremo dopo anche per altre informazioni, è il giorno della fervida fantasia, per cui tutti quelli che sono nati oggi sono dotati, secondo il libro, di fervida fantasia, ma anche tutti quelli che in questo momento ci stanno seguendo, probabilmente lo sono. Oggi, 16 dicembre, si celebra il beato Sebastiano, che al secolo è anche detto salvatico, Sebastiano Maggi, sacerdote dell'Ordine dei Predicatori, sepolto nella chiesa conventuale di Santa Maria di Castello a Genova. Qualcuno ci ha chiesto dove vado a prendere i nomi dei santi. Esiste, dovete sapere, un sito, chiesacattolica.it, che ha una sezione apposta che si chiama Martirologio, nella quale ci sono indicati i santi del giorno, perché poi ogni giorno i santi sono tantissimi, ma ovviamente ce n'è uno che predomina sugli altri. Spesso in altri siti e in altre fonti sono indicati in ordine alfabetico, in quel caso ovviamente troverete Santa Adelaide, perché è la prima dei santi celebrati oggi. Ecco, la vediamo, prima abbiamo visto invece San Salvatico. E alcuni eventi storici di questo 16 dicembre, ad iniziare dall'eruzione del Vesuvio del 1631, che ha causato almeno 4.000 decessi e una moria di bestiame, e che si è fermata solo grazie a questa processione che napoletani hanno fatto a San Gennaro. E poi è un giorno in cui nei secoli si sono succeduti diversi terremoti. Evidentemente i terremoti prediligono il 16 dicembre, nel 1811 nel Missouri, nel 1857 in Val d'Agri in Basilicata, nel 1920 in Cina. E sempre il 16 dicembre, nel 1689, una data importante perché il Parlamento inglese ha adottato la Carta dei diritti. Guglielmo III d'Orange firma la Bill of Rights, considerato uno dei cardini del sistema costituzionale del Regno Unito. Questo è proprio l'originale scritto a mano e appunto è stato firmato da Guglielmo III. E nel 1899 invece la fondazione del Milan Football and Cricket Club, questa è l'associazione, la squadra che noi tutti conosciamo come Milan, 1899, grazie all'iniziativa di un gruppo di inglesi e italiani riuniti in questo albergo, l'Hotel du Nord a Milano, e della riunione ha dato la notizia alla Gazzetta dello Sport in un piccolo trafiletto del 15 o del 18 dicembre, però non è rimasta una documentazione certa sull'atto costitutivo della società, per cui la data di fondazione il club stesso la fissa tradizionalmente, appunto come oggi, al 16 dicembre 1899, ma resta di fatto incerta. Abbiamo visto una foto con i vari fondatori. Allora, siamo a questo punto a presentare l'ospite, il primo ospite della giornata. Diamo il benvenuto a Silvana Della Fornace. Buongiorno. Buongiorno Silvana, benvenuta. Mi raccomando il microfono molto più vicino, esatto, così almeno a tutti, anche Paolo, i nostri telespettatori ti sentono. Responsabile Confartigianato Pesaro. Ruolo responsabile è un ruolo già importante. È un ruolo, è un compito, è un servizio, quindi sì, diciamo che è una grande e bellissima responsabilità servire le imprese e le persone di questo territorio. Silvana è nata il 20 settembre. Sono andato a scoprire, indovina dove? Dove noi lo scriviamo tranquillamente, su Facebook, perché tanto noi tutti mettiamo. Poi dopo, se ci sarà un po' di tempo, ma abbiamo tante cose da dire, andremo anche a scoprire qualcosa dal libro Personology, ma vediamo, perché abbiamo veramente tante cose da dire. Confartigianato è molto attiva appunto nell'affiancamento delle imprese. Questo è un momento in cui tutti hanno bisogno di sostegno e tutti hanno bisogno soprattutto di un ruolo di mediazione tra quello che sono le azioni del governo e quelle che sono poi le cose che arrivano
concretamente dietro le vetrine, dietro le sale cinesche, dietro le porte dei laboratori, insomma dentro dove in effetti in realtà si lavora. Questi ruoli di mediazione ovviamente sono una delle attività principali dell'associazione di categoria, con Fartigianato in testa, e si sviluppano attraverso delle iniziative. Una delle prime è questo Acquistiamo Locale, che diciamo sta avendo anche troppo successo. Ma devo dire è stata molto apprezzata dai nostri operatori, dai nostri artigiani, commercianti, esercenti di tutto il territorio. È stata sposata anche dai sindaci, il nostro sindaco Ricci, il sindaco Uccelli di Vallefoglia, il sindaco di Gabice Pascuzzi, la sindaca di Tavuglia, cioè di Gradara. Adesso cioè, se ne guai perché li devi dire tutti i 52, tutti no. È un guaio. No, ma veramente cito quelli che ho diciamo contattato personalmente, certo. Perché il territorio di Pesaro di cui sono responsabile arriva proprio fino a Gradara, okay. E poi tutta l'area di Vallefoglia fino a Petriano, no? Ecco, in questo territorio veramente tutti i sindaci sono stati contentissimi di fare un video proprio promozionale appoggiando e ringraziando Confartigianato per questa idea, che è un'idea semplice, però vuole sensibilizzare la comunità locale ad acquistare locale, cioè a fare acquisti attenti, magari con le risorse limitate che abbiamo, perché questo è un periodo difficile, non dobbiamo nascondercelo. Ecco, vediamo. Questa è la campagna, e vedete che al centro del cuore ci sono le Marche, perché questa campagna Confartigianato l'ha lanciata su questo territorio, ma per tutte le Marche. E quindi, dicevo, pur con le risorse limitate possiamo comprare bellezza, artigianato di qualità. Possiamo comprare un pezzo proprio di noi stessi, del nostro cuore, delle nostre competenze, e regalarle tra l'altro a chi è lontano, perché in questi giorni, in questo periodo, non potremo neanche riabbracciare tutti, perché magari i figli, certo, a partire dai miei, sono lontani e non è detto che possano ritornare. Quindi ecco, pensare già che io posso regalare qualcosa che fa parte di me, quindi le mie ceramiche, i nostri tessuti, le nostre bellezze, ecco, tutto questo è già un vivere il Natale in modo più consapevole, in modo più bello. Certo, quando andiamo in centro questi giorni abbiamo visto tantissima gente che cammina per le nostre strade, certo. No? Una cosa che qualche anno fa sarebbe stata, anzi l'anno scorso, sarebbe stata fonte di entusiasmo, avremmo detto che successo che hanno, esatto, queste iniziative, e saremmo tutti, esatto, contenti. Il problema è appunto quello a cui accennavamo, cioè da una parte l'iniziativa è non solo lodevole e meritoria, ma quasi tra virgolette obbligatoria, perché ci permette di far restare tra l'altro nel territorio quello che sono risorse economiche che cominciano e continuano a girare, dall'altra però si crea questo problema insormontabile, speriamo di no, degli assembramenti. Cioè la logica è: se tu mi dici quello che stanno un po' dicendo tutti, se tu mi dici che devo andare a comprare nei negozi della mia città e magari mi incentivi anche, questo parliamo a livello governativo, col cashback eccetera, e poi dopo io ci vado e poi dopo tu mi dici che non ci dovevo andare, allora c'è questa un po' questa lamentela da parte della popolazione. Sembra una contraddizione, però io ecco, credo, avendo proprio visto l'attenzione degli artigiani nelle botteghe, nei negozi, nei loro laboratori, anche al rispetto delle regole, quindi considerate tutte le procedure, la sanificazione, ma anche l'attesa, l'invito all'attesa, quindi magari fare una fila un po' fuori, oppure invitare la gente a fare un percorso un po' più allargato, a visitare nelle strade del nostro centro storico le varie botteghe artigiane, i vari negozi. Quindi ecco, magari dedichiamo un po' più tempo, però ecco, con questa paziente attesa riusciamo a scoprire una bellezza. Tenete conto che gli artigiani hanno investito tantissimo nella sicurezza, quindi in ogni negozio, in ogni bottega, in ogni laboratorio trovate il dispositivo di sanificazione, certo, trovate le indicazioni, il ricordo di come ci si può comportare bene nel, certo, rispetto degli altri. Quindi ecco, devo dire c'è un grande impegno, che vuol dire anche investimenti, costi, cioè non è un aspetto secondario questo per il territorio, per questo territorio e per tutta l'Italia. Per cui al consumatore noi diciamo: non vanificate questo sforzo solo per non pensarci. Ecco, io capisco che uno prende, esce di casa, parcheggia, non lo trova, poi finalmente lo trova, poi comincia a camminare, arriva in centro c'è un sacco di gente, dici adesso cosa faccio, torno a casa? No, non è necessario, probabilmente basta
da pensarci un po', evitare e allungare il giro, andare magari perdere un po' più di tempo. D'altra parte, lo dicevamo anche in occasione del senso unico, no? Tanto contestato, introdotto dal sindaco Ricci. Cioè, se tu vai comunque a passeggiare, poi non ti puoi lamentare perché devi fare 100 metri in più, sarebbe comunque appunto, no, una contraddizione. A quel punto diventa sì una contraddizione: vado a perdere un po' di tempo, vado a passeggiare e poi mi lamento perché mi fanno perdere tempo e mi fanno camminare di più. E no, cioè, anzi, dovrebbe essere un motivo in più per apprezzare la cosa. Ecco, e diciamo alla fine che non si può normare tutto, e dove non si arriva con le norme, si arriva con un po' di buonsenso. Questo è poi alla fine Questa è una il sintesi succo. perfetta che è sempre vera Il per succo ogni cosa, veramente è per ogni cosa. inevitabile. Ma poi soprattutto ecco, girare, vedere, per vedere bisogna avere anche il tempo di vedere, come anche nelle relazioni personali, no? Ecco, in questi giorni andando in giro con gli amici o con mia mamma, dovendo camminare più piano perché darle il braccio e consentirle di camminare Certo. al suo passo. Per me è voluto dire guardare con più attenzione le vetrine, scoprire delle cose che non avevo mai visto. Quindi ecco, riscoprire anche questo gusto di camminare per la città e di trovare delle cose belle e magari vedere nelle vetrine, no, Esatto, il nostro facciamolo logo rivedere, della esatto, facciamolo campagna rivedere, acquistiamo farlo vedere bene locale. alla telecamera, Vedete? esatto. Ecco, questo davvero per noi è importante perché aiutiamo le imprese del territorio a esserci. Perché guardate che non è scontato, noi dovremo arrivare a gennaio, dovremo arrivare a febbraio e marzo. E, ecco, non voglio essere negativa, però qualche problema sul territorio c'è. Quindi ecco, l'idea di sostenere per quello che possiamo l'economia di questo territorio è molto importante, ma sto pensando anche ai prodotti tipici di Esatto. qualità, a tutta la tradizione culinaria che noi abbiamo, no? I nostri prodotti, che sono impareggiabili, sono meravigliosi. Quindi ecco, c'è veramente tanto. Abbiamo tutto, cioè non dobbiamo cercare lontano, ce l'abbiamo qui e abbiamo qui una qualità che è incredibile, per cui davvero dobbiamo solo crederci, dedicarci del tempo e avere la possibilità di spendere le poche risorse che avremo a disposizione o le tante che avremo a disposizione per questo. Quindi è Ieri, un invito. quando ci siamo sentiti, abbiamo parlato di cosa avremmo sviluppato, quali temi, perché i temi, se no, se andiamo a rotta libera, sono talmente Sono tanti che tanti. non Ah, basterebbe una Paolo, puntata. scusa, volevo Sì. aggiungere una cosa che dimenticavo, ma è importante, proprio legandosi alla campagna Acquistiamo Locale, molte vie di Pesaro sollecitate da un bando del comune, proprio per la promozione dei negozi di vicinato, ha vinto un bando, un'aggregazione di imprese di via Castelfidardo, che a me è un luogo molto caro, lo voglio dire qui perché è una via, come tante, del centro storico di Pesaro Belle, ma era già stata scelta perché, per la sua densità artigiana e era stata già illuminata, come sappiamo, scusate, dalla poesia di Pasqualone e di E di Carlo mio padre, Pagnini, che è il esatto. papà di Paolo, a cui Certo. io sono personalmente molto legata. Quindi già ecco, avere questa bellezza che sovrasta via Castelfidardo e adesso questa bellezza che vedremo in tutte le vetrine, in tutte le botteghe di via Castelfidardo, che saranno connotate da un'immagine comune, da un logo. Quindi ci sarà un'attenzione proprio ad attirare, a richiamare le famiglie, le persone, i pesaresi, la comunità locale a visitare questa strada come se fosse un salotto della città e a scoprire la bellezza anche dei prodotti che in questa via, Vengono prodotti e proposti. Che servizi, perché ci sono artigiani che fanno anche servizi. poi via Quindi Castelfidardo storicamente era la via degli artigiani, è dico sempre bene? stata, certo, è sempre stata la via degli artigiani con l'ultima parte del corso, se vi ricordate c'era un negozio di corde meraviglioso, c'erano negozi di libri, c'erano ancora io ricordo i profumi Sì. di queste botteghe, perché andando ai negozi anche di mio padre, che era un artigiano elettricista, io da bambina facevo tutto questo percorso ed entravo da Certo. Patalossi per Certo. sentire il profumo del Sì, cordame, sì, sì. oppure andavo da Piovatici per sentire il profumo Certo. della gomma. Sì. Ma guardate, io ho dei ricordi Sì, nettissimi, sì, sì. ecco, proprio per non perdere
questo patrimonio. Certo. E io chiedo a tutti, e lo sto facendo veramente con grande cuore, oltre che impegno, di preservare questo patrimonio. Ma per preservarlo bisogna che noi ci investiamo tutti, esatto, insieme. Esatto. Quindi, io mi ero preso un appunto, Strada Maestra. Ecco, la Via Maestra è un altro progetto che Confartigianato da anni persegue, e Confartigianato Imprese ancora Pesaro Urbino in questo territorio, è un portale che valorizza le eccellenze dell'artigianato. Okay. Ed è molto importante perché noi sappiamo che sul web si gioca gran parte della competitività e della possibilità di attrarre consumatori e compratori che non sono solo su questo territorio ma sono poi nel mondo. Ecco, annunciamo già qui che anche la via maestra questa trasmissione diventa, fermati un attimo, questa trasmissione si conferma come la trasmissione nella quale gli ospiti quando vengono hanno voglia di svelare un'anteprima, e io sono molto orgoglioso di questo, sì, è successo anche con altri, sì, attenzione, anteprima esclusiva. No, non possiamo dire molto perché lo stiamo proprio realizzando in questi giorni, però vi assicuro che ci saranno delle grandi sorprese proprio per valorizzare ancora di più le eccellenze di questo territorio, e attraverso la Via Maestra, quindi il progetto, il team di esperti della Confartigianato, avremo la possibilità di promuovere, ma dire promuovere è poco, cioè proprio veramente valorizzare e dare il senso di una tradizione, di una narrazione, di competenze che vogliamo esistano per sempre e possano essere trasmesse anche alle generazioni future, perché la sfida è che questi prodotti, queste eccellenze, questa qualità che noi vediamo in tanti settori, ripeto, parlo del tessuto, della carta, della ceramica, del mobile, dell'arredo, del design, cioè veramente, diciamo, l'elenco è infinito, ma richiede appunto delle competenze che vanno conosciute, conservate e trasmesse. Quindi quest'opera di valorizzazione che Confartigianato fa da sempre, ma in questo periodo ancora di più, è importante. E quindi noi la vogliamo lanciare qui oggi, benissimo, dirlo veramente a tutti, state attenti alla Via Maestra e a quello che accadrà in questo portale, poi naturalmente ne riparleremo nei dettagli, certo, perché certo. Oggi non posso dirvi di più, bene. Però ecco, è una grande cosa e ci aspettiamo. Quindi allora, per le vie della città, su internet, avremo comunque un alert, cioè un richiamo alle eccellenze dell'artigianato. Benissimo. Beh, le anticipazioni è giusto che siano misteriose un po', no? Se no che razza di anticipazioni sono? Certo, sennò sarebbero degli annunci ufficiali. Certo. Allora, dicevo prima che quando ci siamo sentiti, poi ti ho sollecitato magari a mandare qualche cosa di materiale digitale, sì, che è arrivato e che abbiamo già visto, sì, il tuo ufficio comunicazione ci ha segnalato che c'è un'intervista, che tra l'altro abbiamo fatto noi, o meglio una dichiarazione più che un'intervista, da parte del segretario generale Confartigianato, sì, Ancona e Pesaro Urbino, Marco Pierpaoli, registrata in occasione di una manifestazione ad Ancona che aveva a che fare col cioccolato, se non sbaglio, per cui, sì, esatto, i nostri telespettatori vedranno delle immagini legate al cioccolato, che però diciamo merita attenzione e che adesso ci guardiamo insieme con particolare appunto attenzione. Abbiamo ideato questo marchio e abbiamo stampato e diffondiamo in tutte le attività che lo vorranno questo marchio, perché finché sarà permesso noi cerchiamo e chiediamo che le persone si rechino nelle nostre attività nel rispetto delle regole, e crediamo che le attività devono rimanere aperte nel rispetto delle regole, che vanno sempre rispettate, però chiediamo che si vada a popolare le nostre attività rispettando le regole, lo dico chiaramente, però crediamo che un'economia vada mantenuta salda e viva, e permettendo ai nostri imprenditori di lavorare. Marco Pierpaoli, segretario generale dal 2018, è particolarmente è molto attivo, molto appassionato, insomma, e crede molto in questi progetti, investe e proprio è con noi totalmente sui territori, perché poi la Confartigianato, sappiate, ha un territorio che è Ancona Pesaro Urbino, quindi molto vasto, molto ampio, sì, ha 10.800 associati, quindi è una presenza, è la prima presenza sul territorio regionale, e quindi ecco, non è solo per un fatto numerico, è anche per un fatto di rispetto delle categorie, dei progetti, e per sviluppare, in particolare adesso stavo pensando, Paolo,
al fatto che io mi occupo anche per esempio della categoria legno arredo. Ecco, e su questo, per esempio, su questo territorio abbiamo voluto dedicare ormai da 2 anni un'attenzione particolare anche alla formazione dei giovani. E per questo con l'Istituto Bramante Genga abbiamo avviato già da 2 anni un corso, e tutte le volte che lo dico mi tremano i polsi e mi commuovo, perché quando siamo partiti... Ti si illuminano gli occhi. Sì, no, ma guarda, quando siamo partiti è stato difficilissimo, perché anche se in questo territorio c'è una grande tradizione, tantissime imprese, nonostante la crisi, che hanno proseguito questa produzione, mancava un corso proprio nella fascia della scuola dell'obbligo, cioè dai 14 ai 18 anni, un corso di qualifica per il legno. È stata una sfida, ci siamo messi insieme proprio, abbiamo lavorato insieme con la dirigente scolastica, Anna Gennari, e il suo team di docenti. Conosciamo bene, benissimo. E il suo team di docenti, con cui abbiamo lavorato splendidamente in una grande sintonia, e col desiderio proprio di comunicare al territorio non semplicemente un corso professionale, ma proprio la ripresa di una tradizione, che però veniva innovata totalmente dall'inserimento del 4.0, cioè da un lato la conoscenza dei materiali, delle attrezzature di base, delle tipologie di legno e dei derivati con cui si può lavorare, ma dall'altro anche tutto il software e le tecnologie che sono necessarie. Scusami, ma oggi, come oggi, questo lo sottolineo, un colpo di tosse diventa il segnale di chissà cosa, no? Per cui siamo tutti preoccupatissimi. In realtà mi deve essere andato di traverso qualcosa. Sì, no, dicevo appunto, ecco, questo che è interessante, che il falegname 4.0 richiede delle competenze che prevedono l'integrazione, no, dell'aspetto della tradizione e le nuove tecnologie, i software, configuratori di prodotto. Quindi noi arriveremo veramente ad avere su questo territorio, ci sono già 2 aule, 2 gruppi aule di 18 e 22 ragazzi che stanno, e siccome adesso siamo in fase di orientamento, chiediamo a tutte le famiglie pesaresi di guardare con molta attenzione questo corso, perché badate che i ragazzi che escono con queste competenze sono richiestissimi e lavoreranno senz'altro, non avranno nessunissimo problema. Quindi ecco, anche questo è un percorso che stiamo facendo con gli artigiani di Confartigianato, perché c'è un gruppo di artigiani che si dedica a fare proprio il docente all'interno del corso, sì, ma il docente non in modo soltanto teorico, ma soprattutto pratico, certo, quindi certo, passando competenze, facendo vedere i materiali, facendo toccare tutto quello che si può acquisire. Anche in un periodo di difficoltà con il Covid abbiamo fatto i webinar dove abbiamo potuto comunque trasmettere competenze e conoscenze. Dico anche un'altra cosa molto importante: dall'inizio abbiamo collaborato con gli artigiani e anche con il gruppo BS, perché BS ci darà e ci sta dando un aiuto, un supporto importantissimo sulle tecnologie, sui software, ci mette a disposizione la sua Academy, cioè stiamo lavorando veramente in una integrazione, certo, in una collaborazione piena tra tutto l'artigianato di questo territorio, la tecnologia, e c'è anche la CM Tools, la CMT Orange Tools di Pesaro, che ha fornito alla scuola le attrezzature di base. Quindi è veramente un esempio, secondo me, straordinario di sinergie e di collaborazione tra i diversi mondi, pubblico, privato, artigiano, artigianato, industria, e dove soprattutto ci sono delle persone appassionate che si sono buttate proprio a capofitto in un progetto, e sicuramente sono certa che da questo cuore nascerà tantissimo per il territorio e per i giovani, perché noi vogliamo che i giovani rimangano. Ho cercato, no? Il collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro, sì, quello che è uno dei temi di sempre. Io me, certo, lo ricordo da quando andavo a scuola io, questa specie di velata critica che si faceva, certo, al mondo scolastico: sì sì, studia, poi dopo però in realtà andare a lavorare è un'altra cosa. Invece qui siamo a collegarci. Certo, siamo a collegarci, e tra l'altro l'altra cosa che voglio sottolineare è che questi corsi, questo tipo di corso professionale non è per i ragazzi che non sanno cosa fare
e che magari hanno difficoltà nello studio, a parte che poi ogni persona ha delle, come dire, un temperamento e delle conoscenze, dei desideri di approfondimento che, che possono essere diversissimi, certo. Quindi uno può avere una predisposizione al manuale, può avere una predisposizione anche al tecnologico puro, perché poi il falegname 4.0 è colui che sa disegnare in AutoCAD e sa realizzare, che sa collegare il disegno alla macchina, oppure colui che sa fare un manufatto, un prototipo. Quindi esistono entrambe sempre queste due anime, no? Dall'intagliatore fino al super tecnologico, certo. Che comunque deve esserci. E poi non dimentichiamoci che la scuola è il posto speciale dove sperimentare, perché sperimentare vuol dire anche scoprire di essere portati, ma anche scoprire di non esserlo. Non solo. È meglio farlo nella scuola che scoprirlo, cioè, magari quando si è nel mondo del lavoro. Vorrei davvero anche che si capisse che non è un percorso di serie B, è un percorso di classe esatto. Che ha tutti gli elementi per dare non solo futuro, ma anche una professionalità piena e quindi una soddisfazione anche poi nel futuro, nella vita della persona. Quindi ecco, ci teniamo che questa cosa sia comunicata e sia capita e sia amata dai pesaresi. Noi venerdì sera faremo uno speciale proprio con tutti i dirigenti scolastici in vista di questo periodo di orientamento, perché in effetti è già ora di capire da che parte andare e che direzioni prendere, per cui solo così, solo con una programmazione anticipata sui tempi a cui siamo abituati a pensare, si riesce a orientare nel vero senso della parola, non semplicemente orientare per dire scelgo questo come l'unica cosa che mi resta, insomma in realtà orientare con coscienza e con approfondimento, ruolo che compete ai ragazzi ma che compete anche molto agli ai genitori, adulti, perché è chiaro che in questo momento un ragazzo di 14 anni potrebbe anche non avere completamente le idee chiare, no? Ci sta, e invece assolutamente. È bello questo collegarsi, insomma, tra la scuola, il mondo del lavoro, l'associazione, è un po', come posso dire, il collegamento che fa sì che la società sia tale, perché se ogni comparto è separato, si perde un po' il senso, perché società vuol dire mettersi insieme, no? Sì, io dico proprio anche, uso anche un'altra parola, che è una parola forse più, che per me ha più significato, che è la parola comunità sociale, perché davvero poi il segreto è nella persona, cioè questo collegamento che siamo riusciti a realizzare passa attraverso dei rapporti con l'Anna Gennari, la Silvia Pessarfini, certo. Alessandro Gasperini, cioè Mirko Anselmi della Bisse, cioè persone, certo. Oppure Tommasi Galanti, Riccardo Zarini, Luca Federici, cioè volti, persone che hanno deciso di investire il loro tempo e quindi le loro risorse, le loro energie, per mettersi insieme e realizzare questo progetto, certo. Che prima che essere istituzionale è fatto da persone che hanno a cuore il destino anche del territorio, perché che ci sia un corso professionale importante, ben fatto, significa che i giovani possono accedere pienamente competenti e consapevoli al lavoro in un modo dignitoso e non andare a cercarlo chissà dove, perché poi dopo noi come dire, promuoviamo anche che i nostri territori rimangano popolati, che siano cioè capaci di attrarre anche altri ragazzi che vengono da altri territori, perché quando c'è un lavoro qualificato, quando le imprese funzionano, le imprese danno lavoro, creano ricchezza, fanno comunità, e questo è vero, cioè io nella mia esperienza l'ho visto, perché da quando, anche quando in tempi non sospetti, perché io purtroppo ho qualche ruga e qualche esperienza che posso io ricordare, di più, per cui... no? Però voglio dire, io mi ricordo sempre con grande commozione che c'erano degli imprenditori che 20 anni fa trovavano la casa agli extracomunitari che però avevano competenze e potevano fare lavorare nelle verniciature, certo. Lavorare nella componentistica, li accompagnavano dal medico perché non sapevano magari parlare bene in italiano. Cioè, guardate che queste sono cose importanti, cioè non sono parole, sono quei fatti che generano comunità e che danno speranza, ma ancora oggi è così. Quindi ecco, se noi siamo in grado di dare alle imprese il carburante, quindi di creare nei giovani un'attenzione, un interesse a questo lavoro,
Io parlo del legno arredo perché è la categoria, certo, che seguo, ma c'è la meccanica che è un settore, una straordinario. Potenza. La stessa cosa, cioè noi siamo in grado di ripopolare un territorio, di dare dignità alle persone, di creare ricchezza e di andare avanti. E lo dico anche in un momento così difficile come questo, non a caso, esatto, perché questo è un punto fondamentale, è un fatto. Che se siamo partecipi di questo fatto, sicuramente qualcosa di buono succede. Se rimaniamo fermi o ci lamentiamo, non succede niente. Ecco. E questo è anche uno degli obiettivi di questa trasmissione, questo di recuperare la logica delle persone. Prima hai fatto dei nomi sì, e cognomi. Che tra l'altro ringrazio, li ho citati per ringraziarli, esatto, in modo speciale. E in questo modo noi stiamo portando avanti anche questa, un po' la linea di questo programma, far conoscere meglio ai nostri telespettatori a casa le persone che sono poi gli attori di questo periodo storico, gli attori nel senso le persone che si muovono, che agiscono a vari livelli e in vari ambiti. Questa mattina qualcuno a casa avrà conosciuto meglio Silvana Della Fornace, a questo punto responsabile Confartigianato, che ci ha raccontato un po' di cose e speriamo di essere riusciti a stimolarla, a raccontarceli con una spinta interiore che abbiamo visto noi da qui vicino, speriamo sia arrivata anche a casa e che sicuramente ha fatto conoscere un po' meglio questo personaggio che qualcuno magari può aver già visto nell'arco di interviste o di altre cose, ma che questa volta magari forse siamo riusciti a farvi conoscere un po' meglio. Grazie Silvana. Grazie Paolo, grazie a tutti, buona giornata. E adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo con un collegamento con il sindaco di Acqualagna e poi continueremo con la nostra puntata. A fra poco. Bentornati, siamo ancora qui in diretta da Casa Rossini, da Rossini TV e ci stiamo collegando con il sindaco di Acqualagna, Luca Lisi, che dovremmo sentire e vedere. Ecco, in questo momento lo vediamo se lo sentiamo anche. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, saluti ai telespettatori di Rossini TV. Buona giornata. Grazie a nome dei telespettatori, buona giornata anche al sindaco di Acqualagna. Com'è il tempo ad Acqualagna? Oggi c'è il sole, una bella giornata, fresca, calda sotto il sole, ma bella, piacevole. Fresca nella temperatura. Bene, entriamo nel vivo. Allora, Acqualagna, naturalmente famosa in tutto il mondo per il suo tartufo, quest'anno ha dovuto rinviare la fiera del tartufo, però si è inventata anche grazie a un gioco di parole qualcosa di alternativo, vero sindaco? Sì, quest'anno ho visto che non abbiamo potuto organizzare, anche se l'avevamo organizzata splendidamente la 55esima fiera, poi visto l'andamento della pandemia e di PCM che poi avevamo già il sospetto che ci avrebbero fermato, e abbiamo dovuto rinviarla. E allora, visto che la 55esima fiera non si poteva fare, ci siamo inventati questo slogan: Fieri del Tartufo, che racchiude appunto la nostra storia che portiamo avanti da anni, e siamo fieri del nostro percorso che ci ha portato ad una ribalta mondiale grazie al lavoro degli operatori del settore e delle amministrazioni che mi hanno preceduto, chiaramente, di cui ho fatto parte anch'io e adesso come sindaco ancora di più. Quindi Fieri del Tartufo lo mostro anche alla telecamera, quindi questa possibilità, dove in pratica i nostri ristoratori, i nostri operatori accolgono comunque i turisti. Infatti abbiamo, quando i ristoranti sono aperti, grazie al DPCM, abbiamo effettivamente i ristoranti pieni comunque in queste splendide giornate. Anche sotto la fiera, che non c'è stata, la gente è venuta in Acqualagna, i turisti sono venuti ad apprezzare il nostro prelibato tartufo. E anche a comprarlo. Per capirci, Fieri del Tartufo è uno slogan che punta a far capire che il tartufo, al di là del tenersi o meno della fiera, è comunque una costante del territorio di Acqualagna, per cui l'invito è a comunque visitare il territorio di Acqualagna, certi che gli acqualagnesi, non so se si chiamano così, sono fieri del loro tartufo, giusto? Ho sintetizzato bene? Fieri, ecco, della nostra storia, di quello che abbiamo fatto in termini di accoglienza, di cucina, di ristorazione appunto, ma anche di commercio del tartufo, che ci ha portato in una vetrina mondiale.
i nostri commercianti ormai si affacciano tranquillamente nei paesi d'Oriente, Giappone, Cina, Stati Uniti, Brasile, Canada, quindi l'elenco è infinito, perché c'è questa Emirati Arabi e chiaramente ormai siamo conosciuti in tutto il mondo, i nostri commercianti sono dei punti di riferimento. Restrizioni permettendo, chi viene a trovarvi comunque ad Aqualagna, tra l'altro, trova anche qualcosa di nuovo, perché comunque al di là del tartufo si è lavorato anche sulla piazza e anche sull'arredo e l'allestimento della piazza in questo periodo natalizio. Sì, ma al di là di tutto c'è anche proprio un lavoro sulla piazza, vero? Sì, grazie al lavoro della precedente amministrazione abbiamo ottenuto dei finanziamenti a livello ministeriale, io ero vice sindaco, e con la nuova amministrazione di cui io sono diventato sindaco abbiamo messo in campo la progettualità, presentati i progetti, che in un primo step ha previsto la riorganizzazione della piazza, che in passato era ormai diventato un parcheggio, niente di più, ora è diventato il centro del paese, la nostra piccola agora, dove effettivamente la gente, nonostante adesso purtroppo le limitazioni, si può ritrovare tranquillamente a passeggiare, perché abbiamo rialzato la piazza in modo che la gente sia in sicurezza e in tranquillità e posso così godersi questo spazio centrale di Aqualagna, godersi quindi il teatro, la Casa Mattei, il Museo del Tartufo, che sono tutte collocate nella Piazza Mattei, e quindi che ha rivisto veramente una nuova visione, un nuovo sguardo. Poi i lavori continueranno anche per le vie del centro storico, anche lì rivedremo. Quindi se avete mandato anche delle immagini sulla nostra piazza di sera con un bel albero di Natale, non so se l'avete visto. Le stiamo vedendo mentre lei parla. Una piccola casetta. E volevo farle una domanda. Di solito queste modifiche che vengono fatte incontrano sempre una certa resistenza. Come hanno reagito i concittadini a questo non solo realizzato, ma all'annuncio di altre realizzazioni? Allora, c'è chi chiaramente... come amministrazione dobbiamo assumerci le responsabilità, prendere le decisioni, capendo che chiaramente non possiamo avere il 100% del consenso, ma bisogna avere una visione. La visione che abbiamo noi come amministrazione e in primis io come sindaco è dobbiamo rivitalizzare il centro storico, ed è una caratteristica purtroppo di molti piccoli centri che si vedono i centri storici abbandonati perché per la chiusura dei negozi, delle attività eccetera. Per rivitalizzare il centro storico dobbiamo rendere accogliente il centro storico, invitare le persone. Noi ci siamo rifatti anche alla precedente piazza, che venne rifatta nel 62. Prima del 62 avevamo il rialzo all'interno della piazza, poi venne eliminato dal 62 in poi e pian piano è diventato il parcheggio del comune. Tutto ciò è stato rivisto. Abbiamo anche stipulato un accordo contrattuale con il parroco, perché la sua chiesa affaccia sulla piazza. Abbiamo uno spazio, un campo che abbiamo preso in affitto per renderlo parcheggio della piazza. Quindi per ciò che riguarda i parcheggi abbiamo molti più parcheggi di prima, che sono distanti 50 metri, possiamo esagerare 60 metri dalla piazza, quindi un niente, si può parcheggiare tranquillamente in prossimità della piazza e godersi la piazza e il centro storico in totale sicurezza. E meglio di così, insomma. No, dicevo, qualcuno ci sarà sempre, però in qualche modo diciamo che con questa... Anche perché è un modo diverso di vivere la piazza, dove puoi effettivamente fare degli appuntamenti diversi e che coinvolgono le persone. Io ho visto anche veramente il ritorno dei bambini in piazza, giocare, correre, e il genitore disinteressarsi in maniera corretta del figlio perché era tranquillo, che non passava la macchina. Fare lo storico improvvisato, ma è il motivo per cui sono nate le piazze. I paesi sono nati intorno alle piazze, le piazze erano luoghi di aggregazione, non parcheggi, insomma. Difatti, si è adesso propensi, anche con il bel albero di Natale che abbiamo messo su, che abbiamo messo in piazza, tutto illuminato, anche la casetta di Babbo Natale, i bambini, i genitori vengono volentieri perché effettivamente... Anche grazie a una rivisitazione dell'illuminazione
abbiamo incaricato un ingegnere specifico che ci ha rivisto l'illuminazione della piazza delle vie, effettivamente rende e amplifica, esalta la bellezza della piazza. Questo è vero, sembra di essere in un'altra piazza rispetto a prima, eppure la nostra, quindi siamo fieri e contenti. Anche qui fieri della piazza. Fieri della piazza e fieri anche del Passo del Furlo, giusto? Perché nel vostro territorio c'è anche la Gola del Furlo e di conseguenza so che è in atto una valorizzazione anche delle aree interne e di conseguenza molto importante legata al Furlo. Allora, il Furlo fa parte del nostro programma, fa parte della storia di Aqualagna, è una peculiarità, è una bellezza del nostro territorio che è ormai conosciuta in tutto il mondo come il tartufo. Quest'estate abbiamo avuto delle presenze, un elevato numero di presenze, forse dovute al Covid. Abbiamo visto ritornare parte della costa nell'entroterra, forse per godersi maggiormente questi spazi. Veramente c'è stato un afflusso notevole. Proprio per questo motivo, ma già da noi, nel nostro programma elettorale, avevamo messo il Furlo come punto centrale per lo sviluppo turistico ricettivo del nostro territorio, quindi ha comportato tutto ciò degli investimenti in quella direzione. Grazie al lavoro con le aree interne, con l'Unione Montana e in primis anche il Comune di Aqualagna, stiamo organizzando proprio delle aree pedonali, delle vie pedonali che portano al Furlo, delle ciclabili che collegano i vari comuni, ma in modo particolare la zona del Furlo. Quindi abbiamo ottenuto un finanziamento a fondo perduto per acquisto di un pulmino, di un bus elettrico, turistico. Quindi questo ci permetterà il collegamento in quell'area. Abbiamo acquistato, mi pare che domattina andremo a firmare il contratto di acquisto di un terreno che andremo a destinare a parcheggio scambiatore, dove il turista può arrivare con la sua auto, prendersi la bicicletta e tranquillamente, oppure andare a camminare fino al Furlo, alla Gola, o prendersi la bicicletta e fare un percorso per i sentieri molto coinvolgenti che ci sono nel nostro territorio. Quindi stiamo investendo in quella direzione perché ci crediamo. Occorre anche far crescere la nostra capacità ricettiva, non è semplice, dobbiamo fare anche un salto di qualità anche per ciò che riguarda l'accoglienza e in questa direzione ci stiamo muovendo molto bene con le aree interne, ci siamo anche lì inventati un logo Alte Marche che racchiude nuovi comuni delle aree interne e che fa insieme ha realizzato una ciclovia che collega tutti i comuni e il Furlo è un punto di partenza e un punto d'arrivo. Abbiamo fatto nuovi investimenti nel Furlo, installeremo delle colonnine elettriche di ricarica, dei bagni per disabili, delle docce per i ciclisti, i turisti che arriveranno, che vorranno utilizzare anche questo per potersi cambiare. Quindi tutte attività incentrate sotto l'aspetto turistico, collegato anche al centro storico d'Aqualagna, con il nostro Museo del Tartufo e con i nostri ristoranti che sono sia nel centro che nelle zone limitrofe, come le frazioni come il Furlo e non solo, chiaramente. Lo stiamo vedendo in Dica, questo io continuo a momento, parlare. stiamo vedendo in questo momento le immagini del Museo del Furlo. Insomma, mentre l'ascoltavo mi è venuto in mente che non ci si annoia a fare il sindaco di Aqualagna, è un calendario intensissimo, incluso il raddoppio della fiera, perché la fiera non l'avete fatta quest'anno, ma quest'altro anno ne fate due. Io vorrei fare, dici, paghi uno, prendi due, no? Anche per dire, ormai abbiamo fatto 55, facciamo anche 56, nel senso che il prossimo anno si potrebbe veramente valutare questa possibilità di poter fare la 55esima fiera e abbinarci anche la 56esima che diventa un prolungamento della stessa. Visto che il 2020 è stato un anno purtroppo eccezionale, noi vorremmo col 2021 essere ancora più eccezionali, ma in maniera diversa. Quindi sperando che il Covid pian piano ci possa abbandonare, darci più sicurezza e poter effettivamente accogliere le migliaia e le migliaia di persone che venivano nel nostro territorio e avranno anche, godranno di una nuova piazza, di un nuovo centro storico il prossimo anno che sarà molto, molto più accogliente, chiaramente. Quindi è chiaro che occorre un appoggio della Regione, un appoggio dell'Unione Montana, delle aree interne, uno sforzo maggiore da parte delle sponsorizzazioni. Cercheremo di darci da fare, ecco.
Molto bene, io sono convinto che con questo collegamento abbiamo fatto capire ai nostri telespettatori che la parte del nostro, quello che viene chiamato entroterra, in realtà è una parte non solo importante, ma viva e che non si addormenta mai, neanche nei momenti in cui sarebbe facilissimo fermarsi con in qualche modo l'alibi del dire non si può fare niente, per cui non Sì. facciamo niente. Anzi, mi sembra di capire che vengono presi spunti da questo periodo nel quale non si deve correre dietro all'immediato per invece progettare, programmare senza trascurare comunque appunto la realizzazione di cose come adesso mi diceva che c'è questo allestimento con la casetta di Babbo Natale, l'area selfie sotto il vischio, no? Ad esempio, visto che ha citato il discorso delle aree interne, il paesologo italiano Franco Arminio, che è molto conosciuto e collabora anche a livello ministeriale, è un promotore delle aree interne, in un incontro che ha fatto qui presso l'Abbazia di San Vincenzo in località Curlo, in una cornice molto, molto veramente fantastica, dove ci ha fatto un recital delle sue poesie. Ha parlato, è anche un promotore delle aree interne, ha detto: io quando sento parlare di aree interne, un pochino sento qualcosa che non di fastidio. Perché chiamarle aree interne rispetto a cosa? Perché esistono anche le aree esterne? Allora le chiamerei in miglior modo aree intime. Quindi le aree intime dove potete venire e recuperare le vostre intimità, la vostra personalità, che sicuramente con uno sguardo alla natura ci rende molto più sereni e tranquilli anche per il futuro. Una cosa, chiaramente poi i miei cittadini, a volte è normale essere criticati, avere visioni diverse, però quello che almeno come amministrazione mi sento di rappresentare è quello di avere una visione. Non dobbiamo operare per il brevissimo termine. Ecco, la casetta di Babbo Natale, ad esempio, è un qualcosa di immediato, però già dietro quello abbiamo pensato di qualcosa per il prossimo anno, di ampliare, di avere una visione anche per i nostri ragazzini, per i nostri bambini che devono essere cullati, devono crescere in sicurezza anche, e anche alla luce di quello che è accaduto nel 2020, dargli più speranza, quindi essere più vicini. Tengo molto al discorso culturale, investire sulla biblioteca comunale, fare in modo che i ragazzi ritornino a recuperare la cultura, che può essere un aiuto, non che non ci sia, attenzione, non voglio dire questo, però questa DAD, io sono di professione, faccio l'insegnante, questa didattica a distanza che ci sta impoverendo in parte, dobbiamo comunque cogliere gli aspetti positivi, che è il fatto del collegamento che stiamo facendo, è un aspetto positivo dell'informatica, dell'innovazione, della tecnologia. Questo a livello dobbiamo comunque recuperare anche nei confronti dei nostri ragazzi il rapporto umano, fargli credere e tirar fuori il meglio di loro per il nostro futuro, perché loro saranno gli amministratori, gli operatori del futuro, e dobbiamo educarli bene, perché se no noi ne pagheremo le conseguenze e avremo le colpe del nostro, diciamo, disinteresse. Invece dobbiamo batterci, anche se a volte può sembrare, dici, ma perché questa scelta? Perché crediamo che i ragazzi del futuro sia loro, ma sia anche il nostro, della nostra Molto fascia bene, d'età. molto bene, molto bene. Ottima filosofia, ottima chiusura da docente, come è giusto che sia, docente illuminato e sindaco altrettanto illuminato. Grazie per essere stato con noi. Mentre Grazie a voi. parlavamo, i telespettatori hanno avuto modo di vedere un sacco di immagini di quelle che ci ha mandato per essere appunto trasmesse in digitale. Si saranno fatti una bella idea. Noi la ringraziamo. Visto che un 30 secondi, nel Museo del Tartufo abbiamo proprio una stanza dedicata a Rossini, perché lui era un amante del tartufo, un amante della cucina, e quindi abbiamo dedicato uno spazio proprio specifico al nostro amato Rossini. E può non interessare, ma anch'io sono nato a Pesaro, Ah, cioè bene, all'ospedale di bene. Pesaro, quindi ho un legame anche con Pesaro.
Molto bene, molto bene. Abbiamo sicuramente anche in questo caso fatto conoscere in maniera molto più approfondita la figura del sindaco di Acqualagna, Luca Lisi, che ringraziamo, a cui diamo appuntamento a un prossimo collegamento, magari la prossima volta verrà qui in studio a trovarci. E intanto, naturalmente, a tutti i telespettatori, mettete e prendete in considerazione l'idea di andare a fare, se si può, una visita ad Acqualagna, non ne resterete delusi. Grazie ancora e adesso noi salutiamo il sindaco e prima di andare col prossimo ospite andiamo con la dedica. C'è una dedica e c'è anche un buon compleanno, vero Allegra? C'è il buon compleanno a Juana, come si dice? Juana Maria? Juana Maria, che ha 23 anni ed è un'amica di Allegra, che abita a Cuba, chissà se ci sente da Cuba e se ci vede. Salutiamo Alessandra, Giacomo, Martina e Lucia che ci stanno seguendo tramite la diretta Facebook e lo facciamo con questa canzone che è Over the Rainbow, un classico, interpretato da René Zellweger nel film Judy. Chi la vuol cantare può seguire perché è uno di quei video dove ci sono anche le parole. E poi, naturalmente, saremo col prossimo ospite, Gabriele Pagnini, Ingegneria del Pensiero. Restate con noi. Eccoci qua. Allora, siamo in diretta con Gabriele Pagnini, Ingegneria del Pensiero. E come dico sempre, il cognome non vi inganni, siamo proprio parenti, giusto? Sì, No, parentissimi. perché qualcuno potrebbe pensare, dice omonimo, chissà se Possiamo fare la prova del DNA possiamo senza farla tranquillamente e tranquillamente. possiamo anche partire con qualche testimonianza vera. Noi siamo qui con Gabriele oggi non solo perché è mio fratello, naturalmente, ma perché ha una sua professionalità e delle cose da raccontare ai nostri telespettatori e che sono convinto troveranno utilità da queste cose che gli dirai, perché quest'idea dell'ingegneria del pensiero, già solo la parola di per sé, la locuzione di per sé potrebbe anche un po' spaventare, no? Dice che cos'è sta cosa? Ne parleremo dopo e adesso stiamo vedendo questo filmato che è un po' il filmato nel quale tu sintetizzi tutto quello che potrebbero essere i punti chiave di questa tua idea, poi, perché l'ingegneria del pensiero, un marchio registrato, è anche un'idea abbastanza innovativa, no? Allora, io direi, decidiamo se prima parliamo un po' di te e di noi, in qualche modo, guardando qualche foto, oppure se entriamo già nel vivo. Arriviamoci all'ingegneria del pensiero, Arriviamoci, arriviamoci arriviamoci, con qualche foto che vorrei proporvi e che racconta come un piccolo bambino, possiamo cominciare a vederle, ecco, molto piccolo in questa foto, è il più piccolo dei due, l'altro sono io, un piccolo bambino, piano piano, attraverso un percorso che l'ha portato, andiamo pure avanti, e l'ha portato a camminare un po' anche piano piano con le sue gambe, qui siamo sempre noi, e andando avanti, insomma adesso chiaramente la nostra bella famiglia, dove da poco era arrivato anche il terzo fratello che è Andrea, c'è mamma, Babbo Carlo che qualcuno conosce e che ha visto anche qui in televisione, io e Gabriele, attraverso questo bel percorso fatto di laurea. Qui è il giorno della mia di laurea, ma poi di lì a poco c'era la tua. Dietro c'è un nostro mito che era Ingmar Stenmark. Attraverso attività sportive e perché no, anche attività artistiche che sono tornate poi anche in auge con la nascita e l'arte di tuo figlio Davide, che abbiamo già conosciuto qui con noi, hanno portato ad arrivare a farsi delle domande. Qui siamo, volevo fermarmi su questa foto, siamo a una delle presentazioni ufficiali di quest'idea dell'ingegneria del pensiero con la presenza di Rossini TV e vedete che c'è anche Andrea che adesso è in regia e c'è anche Emi, sì, sicuramente in una delle prime file e praticamente questo è stato un po' il battesimo ufficiale, no? E questa è l'aula nella quale si sviluppano alcuni dei corsi e alcune delle attività divulgative di questa ingegneria e insomma qui siamo un po' all'apice perché questa è l'ICP che è l'associazione dei coach, e questo è il convegno, uno dei convegni nazionali fatto regionali fatto nel 2018 ad Ancona dove sviluppavi una tua teoria che è questa dello Dello zainetto. zainetto. Allora, abbiamo fatto una lunga corsa per far capire come quel bambino lì che si faceva delle domande, quella volta forse quando appena nato, no, ma già di lì a poco
poco, si faceva delle domande, poi è arrivato attraverso un percorso di lavoro a capire che queste domande potevano essere la chiave anche per dare l'opportunità a qualcuno di approcciarsi meglio proprio alla vita, a un modo di vivere meglio. La domanda chiave del bambino, come funziona? Come funziona? Ma vedi, la curiosità io penso che sia il motore per tutti. Ognuno di noi la curiosità poi la indirizza da qualche parte. E c'è chi no, è curioso per l'arte, per lo sport, chi legge, chi guarda film. La mia curiosità da sempre era orientata sul come funzionano le cose, però. Adesso, per voi è normale che io parli su questo oggetto e tutti a casa sentono nello stesso momento la stessa cosa. Io sono dentro le case delle persone e dico a tutti le stesse cose nello stesso momento. E non è banale spiegare come funziona questa cosa. Come funziona, prima abbiamo visto un surf, no? Chissà per quale motivo il surf col vento va avanti, no? Oppure si riesce a risalire il vento. Per tanto tempo l'uomo ha navigato solo col vento dietro, che si chiama vento in poppa, no? Poi a un certo punto qualcuno ha capito che in un certo modo si poteva risalire il vento. È stata una cosa incredibile perché tutte le rotte si sono modificate. Allora, questa è stata il mio motore di vita per molti anni, cioè... Come funzionano le cose? Cosa c'è dentro quello scatolone di legno? Perché quella volta era uno scatolone di legno, no? La televisione non era certo ultrapiatta. Era ultrapiatta, dove c'era dentro un nostro amico che insegnava alla nonna con la sua trasmissione a scrivere. Perché in radio si sentono delle cose. A un certo punto della mia vita... mi sono progressivamente avvicinato a una domanda che è un domandone più grosso. Perché come funziona questo microfono e perché vi arriva a casa il segnale? E studiando molto ci si può arrivare. Come funziona il fatto che io adesso sono qui e magari mi batte un po' il cuore, sono un po' emozionato, è un po' più difficile da spiegare, no? Per cui... nel momento in cui io ho cominciato a farmi delle domande sul come funzionano le persone, c'è stata una svolta importante. Insomma, tu dici che come funzionano le cose, alla fine applicandosi, anche perché tanto le cose le ha in qualche modo create l'uomo, no? Cioè esatto. Le ha fatte, allora, visto che le ha fatte, qualcuno che le ha inventate c'è e qualcun altro che ti spiega come funzionano ci può essere. Certo. E fin lì ci siamo. L'uomo, che non è propriamente una invenzione nostra, no, l'ha inventato qualcun altro, è un po' più complicato. E non solo, ma è un po' più complicato, non tanto nelle dinamiche quelle fisiche, no? Adesso siamo in pieno marasma perché non si capisce come fermare sto virus, però c'è chi sta lavorando su quello, no? Certo. Cioè il problema diventa quando si entra nelle dinamiche dei comportamenti, nelle dinamiche dei ragionamenti, nelle dinamiche anche delle interazioni sociali, del pensiero. E perché ingegneria? Ingegnerizzare questo pensiero potrebbe essere una soluzione. Allora, ingegnerizzare il pensiero è quello un po' che tutti mi prende paura. Dice come? Allora, tranquilli, non ho nessuna intenzione di ingegnerizzare il pensiero. L'ingegneria del pensiero è lo studio del pensiero con un approccio di tipo ingegneristico. L'applicazione del pensiero con un approccio di tipo ingegneristico. Quindi, faccio una battuta, un aneddoto, perché è stato simpaticissimo una signora alla quale cercavo di spiegare queste cose e questa mi ha detto: capito, ma se te poi dopo sveli tutti i misteri della vita io non ci vengo ai tuoi corsi, no? E io l'ho tranquillizzata, gli ho detto: guardi signora, se io fossi in grado, a parte che dovrei chiedere almeno 100.000 euro per un corso, no? Se fossi in grado di svelare i misteri della vita. Non si preoccupi, cerchiamo con un approccio di tipo tecnico-ingegneristico a
studiare delle materie di tipo umanistico e applicarle veramente, perché poi qui c'è tanta gente che studia, c'è molto sapere. E io ho questo slogan: saper pensare per vivere meglio. Alla fine, se noi studiamo e poi la nostra vita non cambia. Io sono sempre un ingegnere coi piedi per terra e poi alla fine voglio vedere che succeda qualcosa. No? Ci sono delle cose, no? Che noi siamo portati a pensare che siano naturali, no? Cioè camminare uno impara da piccolo è normale, respirare è normale, parlare è una cosa che uno impara e poi dopo è un po' lì, invece non è così, cioè è pensare è una no. di queste, no? Cioè tutto sommato, siccome sono cose che ci arrivano in qualche modo in una certa fascia della nostra età, della nostro sviluppo della nostra vita, a noi sembra che siano normali e che non si possa intervenire, no? Invece poi scopriamo, magari parlando con un atleta che fa del camminare certo. la sua attività, che invece camminare non è una cosa così naturale e spontanea certo. che si impara certo. da soli. Scrivere non è, perché l'abbiamo imparato alle elementari, una cosa facile, saper scrivere. Scrivere un conto e saper scrivere un altro. Per cui c'è sempre questa storia del saper. Camminare è una cosa, saper camminare. Scrivere certo. una cosa, saper scrivere. Parlare è una cosa, saper parlare. In questo caso pensare è una cosa, ma saper pensare esatto. probabilmente questo, siccome magari ci possono essere anche degli psicologi in ascolto che ne sanno di queste cose, io ovviamente sto parlando della parte della nostra mente, la parte conscia, cioè, perché è pur vero che c'è tutta una parte che noi appunto si chiama inconscia perché non la conosciamo, quindi ovviamente io non entro in quella parte, cioè quello che te dici è vero nel momento in cui stiamo parlando della parte consapevole, della parte volontaria, se vogliamo dire una frase, una parola un po' più facile. Noi abbiamo dei pensieri volontari e poi tutta una serie di cose involontarie, automatiche, sulle quali è difficile intervenire, ma almeno interveniamo sulla parte quella volontaria. Se io adesso voglio dire delle parole, dico quelle. Se io adesso, in questo momento, voglio pensare a qualcosa nello specifico, ce la faccio. Anche se poi ci sono tante altre cose che entrano, disturbano e magari fanno succedere delle cose. Ma se io adesso voglio pensare, voglio dirti delle cose, ce la faccio. Questa attenzione particolare al pensiero non è una cosa che affonda le radici in una storia antica, no? È una cosa relativamente recente questa. Molto recente. Questa molto e questo già stupisce di per sé, no? Molto recente. E io appunto adesso qui dovremmo andare su delle cose specifiche, però questi sono studi degli anni 50, neanche dei 60, 70, addirittura proprio le prime pubblicazioni sono degli anni 90. Quindi è una cosa incredibile, impensabile, che noi riusciamo ad applicare queste cose che hanno 20 anni, 30 anni di vita. A me è stato incredibile ancora pensare che nessuno ci avesse pensato prima. Proprio non era... Migliaia di anni, di vite. E poi a quel punto lì, a qualcuno, come si chiama, Bandler? Bandler è uno, Diels, Galloway, insomma sono tanti quelli che hanno studiato, ma anche la stessa psicologia, la stessa psicoanalisi è recentissima, è di poche decine di anni, certo, quindi certo. Per tanto tempo si è pensato che fossimo un po' più robot, un corpo e un'anima e una parte così un po' automatica, robotizzata che funzionava, non si sa per quale strano motivo. In qualche modo il mondo dello sport ha dato un po' di spunto, no? Perché tant'è vero che la disciplina ha anche un nome, si chiama coach, così come coach è l'allenatore, che è un po' più dell'allenatore degli sport americani. Diciamo che è una cosa che nasce un po' in America e comunque nel mondo anglosassone e nasce nell'ambito sportivo. Come mai? Perché nasce nell'ambito sportivo? Nasce nell'ambito sportivo, credo, perché l'ambito sportivo è più nell'ambito sportivo è più facile misurare i risultati. Cioè c'erano degli atleti che a un certo punto della loro carriera avevano dei cali o avevano degli alti e bassi clamorosi. E qui è stata una domanda semplicissima, perché fino a quel momento, quindi pensate che fino a quel momento, fino agli anni 70, un atleta era fatto di preparazione atletica
e capacità tecnica. Stop. In quegli anni una persona che si chiama Tim Galloway si è fatta una domanda: a che cosa sta pensando quell'atleta? Cioè, sembra incredibile, cioè, se io adesso a te ti dico che negli anni, fino agli anni 70 nessuno aveva fatto quella domanda: a che cosa sta pensando quell'atleta? E questo ha spostato tutti i paradigmi prima dello sport, e poi dopo chiaramente hanno detto: ma se funziona nello sport riportiamolo anche nella vita, e poi riportiamolo nel business. E qui arrivo alla domanda che mi preme sempre. Noi stiamo facendo una trasmissione televisiva, non stiamo facendo né una chiacchierata io e te, né una sessione di coaching, non stiamo facendo niente di questo. Facciamo una trasmissione televisiva e c'è della gente a casa che ci sta guardando. In che modo allora tutto questo può servire alle persone che ci stanno a casa in questo momento e ci stanno guardando? Può servire molto, perché la fase di conoscenza di queste materie è molto ridotta. Io dico, se te a un certo punto della tua vita dici: sai, a me piacerebbe suonare tanti auguri a te al compleanno, io ti dico: ok, fai 10 anni di conservatorio, 5 anni di specializzazione, 3 master, eccetera. Quello dice: aspetta, guarda che io... metto il disco. Cioè, lo canto senza pianoforte, no? E il bello di queste materie è proprio questo, cioè... Queste sono materie, ci sono anche persone qui che sanno di cosa sto parlando, perché le conoscono, sono materie dove la parte di conoscenza e di studio è molto limitata. Cioè, qui si parla di decine di ore, non migliaia, master contro master. E poi c'è la fase applicativa. Cioè, quando hai capito alcune cose, che appunto sono anche semplici da spiegare, le puoi applicare. Ma qui entra il discorso, perché si chiama coaching? Perché qui entra il discorso, poi ti devi allenare. Perché quelle cose che hai imparato e le stai mettendo in pratica, le devi far diventare automatiche, come è automatico camminare, come è automatico guidare, come è automatico scrivere. E Il coaching e in particolare io la chiamo l'ingegnere del pensiero, la mia, perché è un coaching allargato, un po' cicciotto. Dicevo prima, abbiamo visto uno spot, è una grande fortuna avere uno spot televisivo, perché siccome costa un sacco di soldi, lo sappiamo. Aspetta, qui ci sono le offerte, però. Ok, ci sono delle offerte. Costa un po' meno, ci sono le offerte adesso, okay. Però insomma... Però, allora... Non volevo mettere paura alla gente. No. Io anzi, dico, io quello spot che avete visto è uno spot che ha girato e ogni tanto gira ancora e funziona molto e mi ha portato molta visibilità e anche tanti clienti, per cui... Ma il bello è che in 20 secondi te devi dir tutto, e quindi avere uno spot è una grande arma. E vedete nello spot che ci sono molte materie, ma particolarmente 3 materie, con un approccio che fa da base, la mia casetta lì, l'approccio ingegneristico che mi serve per studiare materie di tipo di taglio umanistico e per arrivare a quella che io chiamo ingegneria del pensiero, che così ho anche la pretesa di dire che sia qualcosa in più delle semplici 3 materie. Insomma, qualcuno a casa a questo punto potrebbe essere interessato, incuriosito, per cui certo. I riferimenti li può aver visti anche nella... Non siamo qui a vendere, per intenderci, no, siamo poi... qui a raccontare, anche se io non so se questa cosa si può dire ufficiale, questo rapporto che c'è stato con la nascita di Rossini TV, sì, si può dire. Se si può dire lo racconto, se si può dire lo racconto un attimo, perché il coach... Per codice etico rimane dietro le quinte, cioè non c'è nessun coach, anzi se incontrate dei coach che sbandierano le referenze è un problema, cioè il coach non può portare referenze per codice etico, per etica, a meno che il cliente stesso lo voglia fare questa cosa. Io ho un filmato bellissimo che ogni tanto riguardo, dove Manuela al primo compleanno di Rossini TV per primo
davanti a tutti insomma, i VIP pesaresi e tutte le persone che hanno collaborato, che mi chiama in causa. E io, tra l'altro, così ho una particolare veramente stima e ammirazione per il coraggio, il grande coraggio e la grande capacità di Manuela, che insomma ha fatto una grande impresa e ha vissuto una grande sfida, e io forse un piccolo contributo credo. Naturalmente stiamo parlando di Manuela Rossi, è la direttrice, fondatrice, socia di Rossini TV, che in questo momento tra l'altro ci sta guardando da dietro. Certamente. Ovviamente socia insieme ad Andrea Marcelli, che non dimentichiamo mai, è l'altra parte, quella che poi ci permette di essere in onda e tutto il resto, perché in ogni struttura ci vogliono comunque le coperture di tutti i settori, e questo qui è un'altra delle cose che possiamo dire, no? Ci sono, tutti i settori vanno assolutamente coperti, perché poi non dimentichiamoci che c'è stato un passato non antichissimo nel quale te sei stato anche consulente aziendale, per cui conosci bene il mondo dell'azienda, e in questo caso ti può essere utile anche per collocare meglio e insidioso. Perché qui, proprio con uno slogan, è facilissimo spiegare che il consulente dà risposte. Quindi se te sei di fronte a un consulente, te fai la domanda e il consulente ti risponde. Il coach fa domande. Quindi il coach stimola le tue riflessioni e il tuo sviluppo, la tua crescita personale, facendoti domande. E allora io, così per spiegare brevemente come un trucchetto per capire se di fronte a voi avete un consulente o un coach, voi fategli una domanda e chiedetegli cosa ne pensi. Se vi risponde, fuggite a gambe levate, perché non è un coach, è un consulente. Per cui c'è il trucco. È come la vecchia barzelletta, e con questo poi chiudiamo, di quello che va dall'indovino, suona il campanello, l'indovino dice chi è, e lui dice cominciamo bene. Allora, con questa nota di leggerezza, il tempo l'abbiamo anche superato ampiamente, pensavamo come sempre, come dico sempre con le persone con cui interagisco prima della puntata, di cosa parliamo, dopo parliamo, non ci preoccupiamo, si pensa sempre di avere pochi argomenti, in realtà gli argomenti sono tanti, il tempo vola, magari potremmo anche riparlare, stimoliamo da casa se qualcuno ci vuole chiedere qualche cosa in più su questa ingegneria del pensiero in generale sul mondo del coaching. E naturalmente noi siamo pronti a far ritornare Gabriele Pagnini qua, perché quando lo chiedo io lui deve venire per forza, è uno dei vincoli di familiarità e vi ringraziamo. Oggi sono stati con noi Silvana Della Fornace, responsabile Confartigianato, Luca Lisi in collegamento, sindaco di Acqualagna, Gabriele Pagnini, ingegneria del pensiero. Grazie a tutti, l'appuntamento è per le repliche e per la diretta venerdì prossimo alle ore 10. Grazie Gabriele, ciao a tutti, ciao. Siamo qui.